Allora, la volta scorsa abbiamo introdotto l'equazione generale, l'equazione caratteristica U in funzione di S e di T, e da questa abbiamo determinato la variazione di, diciamo, di energia interna attraverso questa relazione, quindi la prima legge di Higgs, quindi dU rispetto a dS a V costante per dS più dU rispetto a dV a S costante per dV, cioè T dS meno T dV. Avendo definito la temperatura come la derivata dell'energia interna, temperatura termodinamica come la derivata dell'energia interna rispetto all'entropia a volume costante, e la pressione come meno la derivata dell'energia interna rispetto al volume specifico ad essere costante. Dalla definizione di entalpia inoltre abbiamo trovato la seconda legge di Higgs, che ci dice che dH è uguale a TdS più dT. Abbiamo anche introdotto abbiamo parlato di alcuni pari termodinamici e introdotto alcune coordinate, diciamo, caratteristiche coordinate termodinamiche ulteriori, come il coefficiente beta e il coefficiente Kt. Allora, questi due coefficienti sono coefficienti molto importanti, perché il primo ci dice come varia il volume rispetto, quindi il coefficiente di adattazione, quindi il dV rispetto alla temperatura. Nella realtà, invece di andare a vedere in assoluto come varia, diciamo, il più delle volte è preferibile vederlo, diciamo, in modo percentuale. Quindi il beta viene definito come 1 su V dV su dT, ovviamente a pressione costante. Ovviamente è inutile dirvi che è una proprietà termodinamica in quanto funzione di altre proprietà termodinamiche, no? Quindi il volume specifico l'abbiamo già introdotto, la temperatura termodinamica è stata introdotta a partire da O e B, e quindi di fatto UVS, e quindi di fatto beta è ancora, diciamo, una volta una proprietà termodinamica, cioè tutte le proprietà che io posso ricavare a partire da altre proprietà termodinamiche ovviamente sono esse stesse proprietà termodinamiche. Ancora, diciamo, il Kt invece, che è il coefficiente di compressibilità, quindi meno 1 su V dV su dT, su dP a T costante, okay, viene definito come invece coefficiente di compressibilità a T costante, quindi isotermo. In realtà ci sono anche altri coefficienti, diciamo, di compressibilità che vengono utilizzati, per esempio entropia costante, ma questi due coefficienti sono quelli più importanti e quelli che utilizzeremo anche negli esercizi. Per cominciare a prendere confidenza, che è successo? Problemi? Prendo un brusio di fondo, avete capito? Allora, diciamo, ripetiamo. Cosa, diciamo, qual è il significato fisico? Poi, diciamo, puoi ripetere. Cosa? Ah, ok. Allora, significato fisico: la variazione dV rispetto a dT e quanto varia il volume rispetto alla temperatura. Quindi è un coefficiente di dilatazione più grande, è il delta T più grande sarà il delta V. Quindi la sensibilità, la derivata di V rispetto a T rappresenta appunto quanto si dilata il mio, diciamo, il mio sistema, quindi quando cambia, quanto cambia il mio volume all'aumentare la temperatura. Va bene? Significato fisico della derivata, immagino che non ce l'abbiate, quindi non voglio, diciamo, tornare su questo aspetto. Quindi, tanto più grande è beta, a parità di delta T, tanto più grande sarà il delta V. Quindi per un grado, se io ho il beta che, diciamo, raddoppia, diciamo, la variazione, diciamo, di delta V, ovviamente. Giusto? Ora, questo beta, cioè questo coefficiente di dilatazione, normalmente invece di andarlo a prendere, diciamo, in valore assoluto, cioè io lo potrei scrivere come
lì diciamo metri cubi a grado Celsius, quanti metri cubi diciamo quanto cambiano, quanti metri cubi diciamo di quanti metri cubi varia la mia sostanza all'aumentare di un grado, giusto? Invece di scrivere in questo modo, se io scrivo delta V, cioè variazione rispetto a V, delta V su V, se, diciamo, è un, se io ho un volume di diciamo, un metro cubo e diciamo, ho che un decimetro cubo è la variazione per un grado, quale sarà il beta? Un decimetro cubo è un millesimo, quindi che devo fare? Devo fare un millesimo, quindi sarebbero 0,001 metri cubi, che cos'è? È il delta V, giusto? Il metro cubo, quindi ho 1 su un metro cubo, giusto? Quindi su un metro cubo, diviso un grado Celsius. Li trovate? Quindi il significato fisico di questa, diciamo, di questa formula è questo, e quindi ho 0,01, va bene? Chiaro? Allora, quindi già potete capire, allora diciamo di fatto, quindi è come se noi lo mettessimo, quindi lo potrei pure diciamo, moltiplicare per cento e dire che è l'un, cioè lo 0,1%, va bene? Se lo esprimo in percentuale. Ma attenzione, 0,1% metri cubi, e quei metri cubi se ne vanno. Quale sarà l'unità di misura di beta? Non è adimensionale, sono gradi Celsius o Kelvin, se volete, alla meno 1 meglio, Kelvin alla meno 1. In realtà potrei scrivere pure gradi Celsius. Perché potrei scrivere anche gradi Celsius e non soltanto Kelvin alla meno 1? Ditemelo voi. Abbiamo detto che la temperatura è la temperatura termodinamica, quindi non è T, cioè tra T grande e T piccolo c'è una differenza, abbiamo detto, giusto? T indichiamo la temperatura che misuriamo in Kelvin, T piccolo è la temperatura che misuriamo in Celsius, giusto? E c'è una relazione che abbiamo visto l'altra volta tra T grande e T piccolo. Ora, perché io ho detto scritto gradi Celsius e non è un errore? Quindi potevate mettere, vediamo un poco, perché? Un K vuole un grado Celsius, no? Un Kelvin è uguale a un Celsius, c'entra, diciamo, c'entra, cioè che l'unità. Allora lui che sta dicendo? T uguale, T. Beh, allora lui ha, diciamo, ha più o meno intravisto quella soluzione, però voi non avete capito, adesso ve lo faccio capire. Allora che sta dicendo questo? Cioè è vero che T è uguale a 273.15 più T, diciamo, ovviamente la temperatura T piccolo. Lui sta dicendo questo. La differenza di temperatura delta T grande è uguale alla differenza di temperatura delta T piccolo. Questo sta dicendo. Cioè l'unità è la stessa. Quindi se io vado a fare le differenze delta V su delta T, quando ho la differenza o utilizzo la scala Celsius o utilizzo la scala Kelvin, le differenze restano le stesse, perché abbiamo detto che il grado Celsius è uguale a Kelvin, il grado, cioè l'unità, e quindi delta T sono uguali, giusto? Quindi ogni volta, attenzione, perché questo vi può trarre in inganno, ogni volta che voi avete in una relazione termodinamica la differenza di temperatura, se dal punto di vista calcolativo mettete i gradi Celsius, non commettete errori. Ogni volta che avete la T grande, va bene? Come una legge gaussiana, per capirci, e mettete lì dentro la temperatura T piccola, commettete un errore. Quindi quando ho la differenza di temperatura, potete tranquillamente mettere. Ora, perché qua è delta V su delta T, ovviamente è il limite per delta T che tende a 0, ma questo diciamo, non ci interessa. Questo è un delta V su delta T, cioè quanto varia il volume rispetto alla temperatura, e allora posso tranquillamente esprimere questo anche in gradi Celsius, e quindi questo andava bene, potevo anche scrivere, diciamo, potevo utilizzare sia la scala Kelvin sia la scala Celsius, voleva dire questo, giusto? Adesso però avete capito cosa diceva? Capite che una cosa è comprendere a fondo un argomento, una cosa saperlo esprimere, quindi anche su questo all'esame fate attenzione, non dovete solo capire, ma dovete anche sapere esprimere quel concetto che avete acquisito. Allora, ritorniamo a noi. Allora, secondo voi, allora io adesso vi ho fatto un esempio, un metro cubo che si dilata per un grado Celsius e si è dilatato di un litro, di un decimetro cubo.
Facciamo un esempio, secondo voi l'acqua, un metro cubo d'acqua, se io diciamo, aumento da 20 a 21 gradi, va bene? Quanto cambia il vostro volume? Molto poco, no? Cioè, l'acqua è quasi, non si dilata quasi per nulla e non si comprime quasi per nulla. Quindi che cosa vi aspettate come valore? Non un 1 per 10 alla meno 3, ma addirittura diciamo, qualcosa di più basso, no? Un metro cubo probabilmente non di un decimetro, ma forse di un decimo di litro, magari, giusto? E infatti è proprio così, cioè se andate a prendere l'acqua, questo valore vale 2 per 10 alla meno 4 gradi Celsius o Kelvin, ancora meglio, alla meno 1, chiaro? Molto piccolo. Questo è il beta, siamo acqua più vicino. E secondo voi invece il KT quanto è uguale per l'acqua? Se io comprimo per un bar, va bene? Ci metto un bar sopra, cioè sopra alla, diciamo, all'acqua ci metto una bella, un bel pistone e quindi vado a premere con un bar. Va bene? Quindi un bar non è tantissimo, le gomme, la pressione delle vostre gomme sta a circa 2 bar più o meno, Allora? È molto, addirittura è anche più alto di quell'altro. Va bene? Quanto è secondo voi? Ordine più di un bar. No, arrivo di più di un bar. Qui sono bar alla meno 1, cioè ricordiamoci il significato fisico di questo coefficiente, e quanto è il dV su V, giusto? Cioè è la variazione di volume rispetto al volume iniziale, va bene? Per diciamo, un bar di variazione, un'unità diciamo di pressione. Un'unità di pressione prendiamo il bar, perché diciamo su Pascal sarebbe praticamente proprio niente. Allora, questo diciamo, come ordine di grandezza, ragazzi, è addirittura 10 alla meno 6, è circa 50, 49.8 se non ricordo male, vabbè, facciamo 50, anche questo è 2,1, ma è 50, tra l'altro non sono dei numeri, attenzione, queste sono proprietà termodinamiche e quindi, come tutte le proprietà termodinamiche, variano in funzione di cosa? Di altre proprietà termodinamiche, quindi la beta, il beta non è che è sempre lo stesso a qualunque pressione, a qualunque temperatura. Il KT non è che è sempre lo stesso. È una funzione, ovviamente il beta posso vederlo come una funzione di T e P, per esempio. Di altre due proprietà termodinamiche, giusto? Perché di altre due? Perché in un sistema semplice PBT, poi ragazzi, l'abbiamo detto già la lezione scorsa, vi ricordate? In un sistema semplice PBT, per definire lo stato termodinamico di un, cioè un sistema semplice, per definire lo stato termodinamico di un sistema, intensivo ovviamente, mi servono almeno due proprietà, cioè due gradi di libertà, quindi ho scelto PT perché PT sono due proprietà, in quel caso siamo sul liquido, liquido compresso, quindi non sto in liquido saturo, quindi in passaggio di fase dove PT sono la stessa cosa, va bene? Siamo sul liquido, acqua, liquido sottoraffreddato o compresso, stessa cosa, giusto? Bene, allora quindi mi devo ricordare questo, ma io vi dico anche, ragazzi, potete anche non ricordarvelo, perché? Perché beta, la bellezza diciamo di questi coefficienti è che per fortuna cambiano molto poco con la temperatura di pressione, sono quasi costanti, per cui cambiano leggermente a variare la temperatura di pressione, ma praticamente posso ritenerle, nei calcoli che farete, posso ritenerle pressoché costanti. Quindi anche se io cambio, se quest'acqua, se questo volume di acqua che sto andando a prendere, no? Invece di andare a fare a 20 gradi questo calcolo di beta, lo vado a fare a, per esempio, a 40 gradi, invece di farlo anche a, 20, diciamo, a 10 gradi, diciamo, o vicino allo zero, il beta più o meno resta quasi lo stesso. E quindi nei vostri calcoli potete tranquillamente considerare il beta più o meno costante. Lo stesso vale per KT. Ora, diciamo l'ordine di grandezza, mi ero fermato a 50, 50 in realtà è per 10
alla meno 6, bar alla meno 1, ovviamente. Quindi ho una, diciamo, dei coefficienti estremamente piccoli, per cui stiamo ovviamente andando, diciamo, su dei valori per 10 alla meno 1, ok? Per 10 alla meno 6, perdono, 10 alla meno 6 per bar alla meno 1. Quindi ancora una volta la temperatura, a variare la temperatura non ho grosse variazioni del, diciamo, del volume. Al variare la pressione no, ancora di meno, perché ho messo una grandezza elevata, non ho messo il pascal, ricordiamoci, come unità di misura, ho messo il bar, che è 10 alla quinta pascal, perché se mettevo il pascal questo schizzava a 10 alla meno 11, ovviamente, giusto? E quindi attenzione, diciamo, questa KT è estremamente ridotto. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che, diciamo, se sono su un liquido, bene, mediamente quasi tutti i liquidi hanno questi numeri molto molto bassi, sui solidi siamo ancora addirittura a valori più bassi, quindi solidi e liquidi sono pressoché incompressibili e indilatabili quasi. Poi è chiaro che c'ho della, diciamo, sulla incompressibilità posso giocare molto, perché effettivamente quasi non cambia il volume, sul fatto che non si dilata un po' meno, cioè il modello tiene un po' di meno, va bene? Perché siamo su valori un poco poco più grandi sul medio, quindi se ho grosse variazioni di temperatura i binari cominciano, diciamo, ad alzarsi. Se io considero il binario, diciamo, quindi il, diciamo, la linea ferroviaria, così, diciamo, dico il ferro, vabbè, ma l'acciaio è un solido, quindi non si dilata, voi li mettete vicini e quelli si alzano, diciamo, le traversine, perché c'è una dilatazione, è piccola, cioè, quindi ovviamente dovete fare attenzione, perché quando sono, se è un metro quasi non lo vedete, ma se cominciano a diventare un miliardo di 10 metri, 20 metri, e cominciano praticamente a sentirsi quelle, diciamo, quelle variazioni. Bene? Quindi diventano qualche, diciamo, qualche, dal millimetro diventa il centimetro, e il centimetro ovviamente vi fa distorcere, vi fa sradicare ovviamente quel, diciamo, quei perni, diciamo, dalle traversine. E quindi attenzione, diciamo, a fare queste approssimazioni sempre, bisogna vedere l'aspetto ingegneristico che stai studiando. Chiaro? Allora, sui solidi mi devo aspettare che sia più basso. Per esempio, adesso andiamo su un materiale che si dilata poco o niente, per esempio il diamante. Sul diamante scendete ancora di più, perché andate a 0,03, se non ricordo male. Vado a memoria, ragazzi, quindi potrei anche sbagliare qualche piccolo numero, non l'ordine di grandezza, quello non dovete sbagliare mai neanche voi. Cioè, gli ordini di grandezza più o meno sono questi, quindi dovete sapere che sono stati in 10 alla meno 4. Qua addirittura scendete di due ordini di grandezza, perché siamo su un solido. E sapete bene che il diamante, diciamo, sia in termini di dilatazione sia in termini di compressibilità diventa estremamente, diciamo, è una, diciamo, la variazione estremamente questa qui diventa circa 0, allora questo dovrebbe essere 0,03, questo 0 qualcosa, non mi ricordo, 0,7, questo dovrebbe essere 0,2 se non ricordo male, per 10 alla meno 6 bar alla meno 1. Andate a verificare, perché questo è un valore che, diciamo, potrebbe essere, diciamo, leggermente diverso, ma più o meno sono l'ordine di cadenza, va bene? Allora, detto però, diciamo, volevo farvi vedere questo accoppiamento Kelvin alla meno 1, diciamo, vi serviva a farvi capire che questi beta sono più o meno costanti e sono valori estremamente piccoli, va bene? Non ci sta nessun 10, scusate, ovviamente qua se c'è 10 alla meno 4 e qua c'è 10 alla meno 6, anzi qua lo possiamo mettere pure qua sotto, diviso 10 alla meno 4, così sta in tutto l'altro. Ok? Detto questo, andiamo a vedere come li posso utilizzare questi due coefficienti. Allora, se io devo valutare la variazione di volume, ho una dilatazione di 10 gradi, ho un aumento di temperatura di questo sistema di 10 gradi, dimmi quanto è cambiato il mio volume. Che cosa faccio? Vado a prendere sulle tabelle il beta e a quel punto, da questa semplice relazione, se considero
il beta costante, non devo fare un integrale se beta è costante, giusto? Posso dire che delta, diciamo, delta B è uguale a beta per V per delta T. Ovviamente lui dirà, ma posso mettere delta T piccolo? Voi che gli rispondete? Certo, posso mettere, perché è una differenza di temperatura, quindi funziona. Giusto? Se invece voglio fare, diciamo, voglio essere più rigoroso, diciamo, la relazione a rigore è questa, che del V su V è uguale a beta delta T. Questa è, diciamo, dal punto di vista rigoroso la relazione che trovate. E quindi che devo fare? Devo fare un integrale. Giusto? E quindi se faccio un integrale tra la temperatura T0, dal punto 0 e il punto T generico, tra T0, T1, T0, T2, e così via, ovviamente che cosa ho? Inizialmente avevo V0, alla fine avrò V, e quindi che cosa ho qui? Ragazzi, molto semplice, logaritmo naturale di V sarà uguale all'integrale tra T, tra T0 e T di beta in del T. Pardon, questo è su V0, visto che abbiamo fatto l'integrale definito, dobbiamo fare, diciamo, un tutto. Perché se mettiamo l'integrale indefinito, ovviamente il logaritmo naturale è definito. Il logaritmo naturale di V meno logaritmo naturale di V0 e quindi V su V0. Ci siete? Quindi queste sono le due relazioni, una approssimata, l'altra invece esatta, della variazione del volume al variare della temperatura. Andiamo avanti? Allora, allo stesso modo posso trattare il Kt. Allora, il Kt cosa mi dice? Kt mi dice che se invece di avere, quindi invece di mettere su una fiamma questo sistema, va bene? Ovviamente ragazzi, cosa vuol dire a P costante? Vuol dire che quando io sto misurando la variazione di volume, io lo metto sulla fiammella per riscaldarlo, e il sistema deve essere libero di muoversi, perché sennò ovviamente se io lo fermo qua, che succede ragazzi? La pressione non è più costante, quindi il volume che fa? Rimane costante, perché il sistema è a pareti rigide e fisse e quindi non lascia muovere. Cominciate anche a ragionare non solo sulle formule. La fisica tecnica, diciamo, è l'insieme della formula, del modello e della trasformazione fisica, quindi dovete, diciamo, matchare le due cose. Allora, quindi, è chiaro che se ho bloccato non varrà più quella formula, ma perché? Perché, diciamo, quella formula vale nella misura in cui il beta, diciamo, è a pressione costante la mia trasformazione, va bene? Invece quella trasformazione ovviamente non è più a pressione costante, quindi non va bene. Allora, se io invece voglio determinare questo coefficiente, va bene? Lo voglio misurare, che devo fare, secondo voi? Andiamo in laboratorio, prendiamo il sistema di cilindro. Che faccio? Levo questa fiamma perché non devo più riscaldare, giusto? Che mettete? La prima cosa che fate è dite, vabbè, metto il primo pesetto, giusto? Anzi, senza pesetto, a pressione atmosferica, quindi partite da un bar, e dopo ci mettete un peso tale che la pressione si è aumentata da 1 bar, che era la pressione iniziale, la pressione atmosferica, a 2 bar. Ricordatevelo questo, perché voi tendete a pensare che la pressione atmosferica, dice, vabbè, la pressione è nulla. No, non è nulla. La pressione relativa è nulla. Ma la pressione assoluta, la P grande, come sta rispetto alla P piccola? La pressione assoluta, P grande, quella che abbiamo definito a questa termodinamica, questa P qua, capisci? P assoluta, la chiamiamo così, vai, in modo che la distinguete dalla pressione relativa, è uguale a che cosa? Alla pressione relativa più che cosa? La pressione atmosferica. Quindi attenzione, perché così come per la temperatura voi tenete pi, diciamo,
T grande lo ottenete, diciamo, a partire dalla T piccolo, sommando il, diciamo, la, la, diciamo, il 273.15, che è la temperatura che corrisponde al punto, diciamo, della diffusione del ghiaccio. Allo stesso modo, quella P non è la pressione relativa, ma è la pressione assoluta. Per cui, se voi andate, volete sapere la pressione assoluta nella vostra gomma e andate dal gommista, avete messo la gomma a 2 bar, ma a 2 bar rispetto alla pressione atmosferica, quella è una pressione relativa a quella che misurate, giusto? Perché? Perché la gomma deve essere gonfia rispetto a che cosa? Non rispetto allo spazio, rispetto all'atmosfera esterna, quindi ho bisogno di creare 2 bar rispetto all'esterno, quella è una pressione relativa, va bene? Quindi attenzione, per, diciamo, se io vi chiedo qual è la pressione assoluta di quel gas che sta all'interno della gomma, quella del gas più la pressione atmosferica. Quindi questa è la differenza tra temperatura empirica e temperatura termodinamica, pressione relativa e pressione termodinamica, ovvero assoluta. Quindi la pressione assoluta è la pressione rispetto al vuoto, va bene? Allo zero assoluto, va bene? E quindi attenzione, perché questo è una cosa che spesso dimenticate. Allora, quindi, ritorniamo al nostro esperimento. Siamo in laboratorio, abbiamo la nostra pentola e vogliamo capire quanto, cioè vogliamo misurare il KT. Quindi che facciamo? Partiamo da una pressione, per esempio la pressione atmosferica, dopodiché ci mettiamo un peso sopra. Qualche peso ci dobbiamo mettere sopra per misurare proprio il KT. Diciamo, senza andare a fare, posso pure mettere mezzo bar, carità. Diciamo, vengono, diciamo, il mio calcolo diventa un po' più complesso, però va bene lo stesso, giusto? E devo mettere, diciamo, che cosa sul di sopra? Devo mettere un peso tale che... Fatto di essere grande, siamo degli ingegneri, quindi possiamo fare dei calcoli. Allora, se io vi dico che quella superficie è di 1 m², a me? Così vi semplifico ulteriormente la vita. Allora, vi ricordo che la pressione che cos'è? È una forza per unità di superficie, giusto? Perfetto. Allora, qui. Allora, se lui dice metto un chilo, ma un chilo, un chilogrammo è una forza? Non è una forza. Un newton è una forza. E per mettere un newton che peso devo mettere là sopra? Allora, ragazzi, allora, però questo è un corso di fisica elementare, ricordiamocelo. Svegliatevi. Allora, per avere la forza di un newton, che devo mettere? Bravo, allora c'è l'accelerazione di gravità. Quindi questa forza, se io voglio fare la forza di reagire con pesetto, faccio m per g, giusto? Allora supponiamo che g non è 10, ma è 9,81, va bene? Più o meno 9,81, perché la g, sapete bene che non è costante dappertutto sulla superficie terrestre, no? Cambia con l'altezza, la latitudine, l'anomalia di Boucher, che non so se l'avete fatto, ma cambia, quindi, diciamo, con la presenza delle montagne. Se c'è una montagna, c'è questa anomalia che vi fa cambiare la gravità. Detto questo, facciamo ingegneristicamente che è 9,81. Allora, che vuol dire 9,81? Circa, facciamo circa 10, lui dice vabbè, circa 100 grammi, metto 100 grammi per 10 e faccio che cosa? Faccio un newton. Un newton su 1 m² che faccio? Non è un bar, un newton a 1 m². Che cos'è? 100 per 10 non ne faccio un newton, 100 per 10 faccio 1000, scusatemi. 100 per 10 fa 1000, diciamo, fa 1000 newton, giusto? Li trovate? Siamo sempre nel sistema internazionale, quindi siamo in MG, siamo quindi chilogrammi, l'altro è 981, che cosa sono? Qui. Sono metri a seconda quadrata, quindi, diciamo, se sono nel sistema, io per questo vi chiedo, ragazzi, lavoriamo sempre nel sistema internazionale. Perché se lavorate insieme alla natura, avete tutto nell'unità base del sistema internazionale. Quindi se io vi dico la massa sono 100 grammi, quindi che cosa dobbiamo fare?
facciamo 100 grammi, sono 0,1 kg, così ci troviamo direttamente. Per 10 diventano 1, quindi per 10 sono metri al secondo al quadrato. Se questo è un metro quadrato, quindi un, questo qua è l'area, quindi continuiamo a mettere l'area, quindi abbiamo detto se è un metro quadrato resta 1 e quindi, come abbiamo fatto bene i calcoli, diventa praticamente un pascal. Vabbè? Quindi ovviamente attenzione, perché diciamo, devo metterne tanti di pesetti se io su un metro quadrato per avere del bar. Va bene? Quindi per avere un bar devo moltiplicare per 10 alla quinta. Ok? Quindi cominciamo anche diciamo, fisicamente a fare questo tipo di ragionamento. Detto questo, ovviamente io faccio, posso, mettendo un certo numero di pesi su questa piattaforma, realizzare la mia pressione. E ovviamente la mia pressione alla fine mi darà luogo a una variazione di volume che potrò misurare. La potrò misurare secondo questa formula in modo diciamo, spedito attraverso una relazione molto semplice, che è quella che mi consegue, quella che mi tiene conto del KT costante, giusto? Quindi com'è quello KT costante? Delta, diciamo, delta V uguale a V per KT per delta P, giusto? Grazie. Moltiplico questo qua, perciò poi lo porto all'altro lato. Questo lo porto all'altro lato, pardon, c'è ancora il meno davanti, che ci siamo dimenticati. Allora, mi aspettavo una domanda da voi, che però nessuno mi ha fatto. Tu pensi, ma perché là qua diciamo, c'è il più e qua c'è il meno? Perché il volume tende a diminuire. Quindi per avere un coefficiente positivo, io qua vi ho messo i coefficienti positivi. Giusto? Ci siete? E invece lui giustamente dice, mentre all'aumentare della temperatura, quindi all'aumentare di questo delta T, il delta V aumenta mediamente, poi abbiamo detto c'è qualche sostanza che è anomala, però voglio dire, quindi ho questa variazione positiva, giusto? Bene, invece in questo caso, che cosa c'ho? Che all'aumentare diciamo, la pressione di un bar, il delta V diminuisce. Quindi se non mettessi meno qua davanti, avrei dei KT negativi. Per evitare di portarci i KT negativi, metto il meno davanti e quindi il KT è positivo. Però nella formula poi ce lo devo rimettere. Perché c'è il meno e quindi ho KT per V, ovviamente delta P qua sopra, e quindi ovviamente ce lo devo rimettere se io diciamo, devo valutare il delta P. Ci siete? Allora, diciamo, questo che cosa diciamo, in cosa... Cosa si trasforma se io devo valutare il invece in modo preciso? In modo preciso io avrò che dv su v sarà uguale a kt per dp meno, ovviamente sempre, ce lo siamo dimenticati la seconda volta, meno kt su v. Che analogamente a prima potrò andare a fare l'integrale di tutte le parti e quindi otterrò che cosa? Che il logaritmo naturale di V su V con 0 sarà uguale a meno KT per meno integrale di KT per dp, ovviamente tra P con 0, pressione iniziale e pressione finale. Quindi a questo punto io ho una esatta percezione di come, avendo questi due coefficienti, io posso ricavare come varia T in funzione della temperatura e pressione, ragazzi. Ci siete? Chiaro? Perché a questo punto, qualunque sia pressione e temperatura, io ho la dipendenza sia dalla T sia dalla P. Che cosa potrò dire? Allora, questo giochetto lo faremo più volte, ragazzi. Cioè, mettere una funzione termodinamica in funzione, diciamo, in relazione ad altre due, lo possiamo sempre fare se e solo se, lo abbiamo detto, le due proprietà non sono dipendenti. E questo l'abbiamo visto che praticamente potremo in molti casi considerarle non dipendenti. Per cui, se io scrivo qua dv, cioè se io adesso le faccio variare non una alla volta, perché prima
in questa situazione, io avevo fatto, avevo visto come variava del V senza far variare P, oppure come variava senza far variare per la temperatura. Quindi mantenevo una volta ferma la temperatura, una volta ferma la pressione. Se adesso io vi dico, ragazzi, cambiamo tutte e due, mettiamole, facciamo cambiare temperatura e pressione insieme, e voglio sapere la delta V alla fine che cosa, diciamo, cosa fa. Cosa dovreste fare? Vediamo un po'. Differenziale, giusto? L'abbiamo già fatto con Gibbs, l'abbiamo fatto, diciamo, già con l'equazione fondamentale, caratteristica, no? Questa è un'altra funzione caratteristica, non è quella fondamentale, ma possiamo fare la stessa cosa. Quindi che scriviamo? Dicono voi? Questa cosa sarà uguale alla derivata di a P costante per dt più la derivata di V rispetto ovviamente a dt a T costante per dt. Ora posso, ovviamente attraverso queste relazioni, posso semplicemente, poiché io questo qua lo conosco, giusto? Questo chi è? Del V su dt chi è? Questo ovviamente, eh? Non è beta. Che cos'è? È beta per V, giusto? Per dt, giusto? L'altro pure lo conosco, chi è? Meno KT per del P. E signore, a questo punto faccio l'integrale e ottengo quello che voglio. Va bene? Allora, come vedete, a partire da semplici, diciamo, considerazioni fisiche e a partire da dei semplici coefficienti, io posso andare a determinarmi qualunque condizione termodinamica, basta che conosco questi beta e KT per un liquido, per un solido, e mi posso ricavare le variazioni dei. Ovviamente questo sarà tanto più facile quanto più questi coefficienti resteranno, poiché questo beta, attenzione, potrebbe essere variabile dal punto di vista termodinamico, quindi potrebbe essere una costante o potrebbe non essere una costante. Allora, se lo posso dire che ingegneristicamente è costante nella variazione che io ho da un punto iniziale a un punto finale, cioè io ho temperatura e pressione, devo andare da qua a qua, va bene? Quindi questo è il punto T0, T0, P0, e devo andare fino a qua, va bene? Io devo valutare la variazione di V che ho da qua fino a qua, va bene? Questo è quello che stiamo dicendo. Allora, quando io faccio questa trasformazione termodinamica, una trasformazione, io dico faccio l'integrale. Allora, innanzitutto quello che vi chiedo è: ma se faccio così, faccio così o faccio così? È la stessa cosa, il volume alla fine sarà lo stesso. Perché? Non dipende dal percorso. Quindi, come vedete, quelle cose che abbiamo detto così, diciamo, vabbè, non cambi, vabbè, ma che me ne. Vedete cosa vi serve? Cioè, voi siete sicuri, qualunque sia il percorso della trasformazione, dovete trovare sempre la stessa cosa. Quindi è indipendente da come lo fate, prima, in quel percorso. L'importante è lo stato iniziale e lo stato finale per decidere qual è la variazione. Basta. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, ovviamente, diciamo, che vi volevo far notare, è che voi i passi elementari li scrivete facilmente da voi da parte di questa relazione. Cioè, io ho un delta V piccolino, piccolo piccolo, infinitesimo. Lo faccio subito. Perché conosco il beta, eccetera. Quando devo fare, diciamo, invece tutto il percorso, devo fare un integrale lungo tutto il percorso. Ora, se questi beta e questo KT non dipendono dalla pressione e dalla temperatura, questo integrale è semplicissimo, perché caccio fuori dall'integrale il beta e quindi, diciamo, posso ricavare facilmente, diciamo, l'integrale. Se invece non è così, diventa una cosa un po' più complessa. Tutto qua. Allora, posso cancellare? Facciamo un minuto di pausa e poi riprendiamo con i coefficienti che sono fondamentali.